era sicuramente uno dei più grandi assenti di quest'ultimo mondiale in Qatar, colui la cui assenza sarà stata quella più significativa e che avrebbe potuto essere molto probabilmente un vero e proprio game changer per la sua squadra. Lo ha indovinato, si tratta dell'inimitabile Sadio Mané, che purtroppo non ha potuto giocare con il Senegal a causa di un infortunio. Per fortuna, colui che viene considerato come uno dei migliori attaccanti al mondo sembra aver recuperato. Allora, aspettando di vederlo sul campo, guarda questo video appassionante fino alla fine, perché ti abbiamo analizzato minuziosamente tutto il quotidiano della star senegalese. Mettiti comodo, perché ti portiamo a vivere un giorno nella vita di Sadio Mané, ed è sicuro, non è il tipo di spettacolo che vorresti perderti. Il percorso calcistico di Sadio Mané è iniziato circa 15 anni fa, sotto il sole caldo africano che picchia sulla testa, ma che ti riscalda il cuore e le ossa. A quell'epoca il piccolo Sadio era un giovane adolescente con la mente vivace, il quale trascorreva le sue giornate a giocare con i suoi amici del villaggio. Questi ragazzi avevano spesso diritto solo a una sfera di cuoio imbottito e rattoppata più e più volte. Per quanto riguarda le scarpe, erano inesistenti, visto che questi poveri bambini giocavano praticamente tutti a piedi nudi. Ma ciò non gli impediva tuttavia di trascorrere bei momenti a correre instancabilmente in campi tracciati nel bel mezzo della savana, con uno gnu o una gazzella che passava ogni tanto per salutarli. Sadio Mané respirava per il calcio, ed espirava per il calcio, ma ciò non era di gradimento del padre. Imam del villaggio per giunta, il quale vedeva la spensieratezza di suo figlio e il suo amore per il pallone in modo molto negativo, ma il vecchio imam fu messo davanti al fatto compiuto dal suo figlio. Infatti Sadio era scappato e si era ritrovato a Mbour, la città del calcio per eccellenza in Senegal, una città in cui gli osservatori di ogni parte di tutte le nazionalità venivano ad attingere i loro futuri campioni. Nel suo fascio di fortuna il giovane Sadio aveva messo un pantaloncino e delle scarpe tutte danneggiate e passate 100 volte sotto le mani del calzolaio del villaggio, un villaggio che lasciava quindi per la prima volta nella sua vita completamente senza soldi e nel quale sarebbe tornato alcuni anni dopo come un vero principe, con le mani riempite di regali principeschi, perché il giovane Sadio Mané sarebbe stato molto velocemente notato per le sue prestazioni inaudite sul campo e per il suo talento calcistico incredibile. Quindi volerà verso Metz, in cui farà i suoi esordi da professionista e in cui scoprirà per la prima volta della sua vita il terribile freddo europeo. Il povero ragazzo era infatti completamente scombussolato da questo freddo che penetrava le ossa e gli irrigidiva il collo. Sicuramente il piccolo Sadio Mané non era fatto per questo clima e dovette soffrire per questo cambiamento improvviso di paesaggio e di meteo. Erano lontane le foreste vergini e il sole caldo della sua casa mansia natale. Inoltre aveva contratto una pubalgia e non voleva dichiararla ai medici perché aveva paura di essere messo in panchina. Tuttavia non ci vorrà molto tempo per far sì che il giovane senegalese si abituasse a tutti questi cambiamenti e che iniziasse a svelare la sua arte calcistica agli occhi del mondo intero. Dalla Francia il suo percorso lo porterà in Austria, in cui giocherà per il prestigioso club del Red Bull Salisburgo. Con la sua qualità di dribbling, la sua velocità e il suo istinto naturale da marcatore, Sadio Mané convince velocemente i tifosi austriaci e finisce miglior marcatore del suo club per la stagione 2013-2014. Il senegalese seduce tutti con il suo stile di gioco e le sue reti, e soprattutto i club inglesi, che lo vedevano benissimo giocare in Premier League. Infine, sarà al Southampton che Sadio Mané atterrerà. Il club sborsò la modica cifra di 15 milioni di euro per il suo contratto, del denaro di cui non si può dire che sia stato buttato dalla finestra, visto che Sadio Mané riuscirà a realizzare delle imprese con il suo nuovo club, infiammando gli stadi inglesi praticamente da solo. I suoi assist, i suoi gol incredibili e le sue percussioni folgoranti, tutti parlano solo di lui e del suo probabile trasferimento verso un club prestigioso del posto. Infatti si trattava del Liverpool, perché i Reds avevano un solo desiderio, quello di vedere il senegalese indossare la loro maglia. E bisogna proprio dire che il Liverpool ha pagato molto, visto che il trasferimento di Sadio Mané sarà costato 36 milioni di euro, ossia il secondo trasferimento più costoso della sua storia a quell'epoca. Il seguito lo conosci sicuramente, anche se non segui assiduamente il campionato inglese. Nel giro di 6 anni il giocatore
calciatore senegalese si è imposto come uno dei pilastri del Liverpool, un marcatore fuori dal comune che fa tremare le porte e che è in grado da solo di ribaltare il risultato in favore della sua squadra. Si immagina la frustrazione dei tifosi Reds, i quali hanno vissuto il trasferimento del giovane attaccante in Germania come un vero e proprio cataclisma. Infatti è al Bayern Monaco che il calciatore è stato trasferito nel giugno scorso, segnando la fine di un'era dai Reds e l'inizio di una nuova dai germanici. Dal suo arrivo in Bundesliga, il giovane prodigio del pallone ha già provocato le scintille, inaugurando in pompa magna il suo festival abituale con gol splendidi e dribbling eccezionali. A 31 anni e con una forma atletica, Sadio Mané è sicuro di poter ancora stupirne molti con il suo talento, e ciò che verrà è ancora più appassionante di tutto ciò che abbiamo visto di lui fino ad oggi. Potremmo chiederci da dove può venire una tale energia, così come una tale determinazione, e come questo giovane atleta trascorre le sue giornate quando è fuori dal campo. Cosa potrebbe essere il quotidiano di una tale superstar del pallone? È ciò che stiamo per vedere subito, perché abbiamo ritrovato il famoso tunnel del film di John Malkovich e di questo passo ti metteremo letteralmente nei panni di Sadio Mané. Percorrendo questo tunnel surrealista, eccoti quindi all'interno del corpo di Sadio Mané e potrai vivere esattamente 24 ore come se tu fossi lui. Come il giovane senegalese, stai quindi per svegliarti prima della suoneria della tua sveglia, perché Sadio Mané è un gran mattiniero, il quale non ha forse mai sperimentato una bella dormita nella sua vita. Dopo delle abluzioni con l'acqua rinfrescante, stai quindi per fare la tua prima delle 5 preghiere quotidiane che deve compiere qualsiasi buon musulmano che si rispetti. L'attaccante senegalese è infatti un fervente praticante che segue molto scrupolosamente gli insegnamenti dell'Islam, iniziando già dalla sua modestia leggendaria e il suo attaccamento alla sua fede e alla sua pratica che sfida qualsiasi prova. E dopo il cibo dell'anima, è ora tempo di passare al cibo del corpo, perché un atleta dalla forma olimpica come Sadio Mané deve proprio poter alimentarsi il più serenamente possibile. Allora, tu che sei all'interno di Sadio Mané, stai quindi per ingurgitare gli stessi alimenti e che sono stati specialmente escogitati da Damien, il suo maestro cuoco da già più di 7 anni. Per la sua dieta quotidiana, il calciatore senegalese prende moltissima frutta e verdura e beve soprattutto più di 4 litri di acqua al giorno. Ovviamente, in qualità di senegalese doc, adora anche godersi ogni tanto un bel piattino di Thieboutien o un buon mafè, ma deve comunque stare attento alla sua linea, perché desidera conservare la tartaruga che possiede come addominali. Sadio Mané non deve per nessun motivo lasciarsi andare la tentazione, e si deve anche dedicare a lunghe ed estenuanti sessioni di allenamenti quotidiani. Allora preparati, perché proverai subito ciò che vuol dire essere un campione che si allena. Ora che sei nei panni di Sadio Mané, eccoti quindi pronto a correre a perdifiato su un tapirulan, durante una durata di almeno 20 minuti. Quando sarai senza fiato e sul punto di morire per asfissia, smetterai e farai movimenti laterali per qualche minuto, in modo da rafforzare le tue povere caviglie e prepararle per ciò che segue. L'allenamento intenso di Sadio Mané prosegue infatti con una sessione di palestra, poi stretching, dopodiché dei movimenti e ancora palestra, finché i tuoi poveri muscoli, tutti pieni di dolori, ti supplichino di fermare il loro calvario. Forse sei già morto di stanchezza e fatica, ma sappi che per il calciatore senegalese questa è solo una giornata normale, peraltro non passa un giorno nella settimana senza che non faccia lo stesso programma, con talvolta delle variazioni più o meno intense. Ovviamente, dopo lo sforzo, il conforto, e ti piacerebbe proprio poter fare una piccola gita in discoteca per rilassarti, no? Ma che sfortuna, perché sei nei panni del giocatore sbagliato, visto che Sadio Mané non va mai in questo tipo di locali degenerati. No, perché il giovane calciatore odia tutto ciò che si apparenta da vicino o da lontano al bling bling, e alla vita fastosa e completamente depravata delle celebrità. Infatti, sarà pure una superstar di importanza mondiale, che guadagna milioni di euro e che gestisce un immenso patrimonio economico, ciò non toglie che il giovane senegalese sia rimasto molto umile. Peraltro, si ricorda che un giorno, non molto tempo fa, giocava ancora a calcio con delle scarpe rotte e un pantaloncino talmente ricucito che somigliava a un patchwork. Si ricorda anche che un giorno suo padre si è ammalato gravemente ed è poi morto per mancanza di cure, semplicemente perché il suo villaggio natale non possedeva infrastrutture della salute. Allora immagini benissimo che a questo caro Sadio Mané non importa di tutte queste Ferrari e di questi orologi Patek Philippe, preferendo reinvestire il suo denaro in progetti per poi ridistribuirne alle persone povere che gravitano intorno a lui, iniziando dalla sua famiglia e dai suoi cari, che ha peraltro messo al riparo dalla miseria per sempre, ma anche ai membri del suo villaggio in Casamance, nel quale ha costruito un liceo e un ospedale. Così è tornato nel suo villaggio con le braccia cariche di regali e tutti gli abitanti ne hanno approfittato, giovani e meno giovani, uomini e donne, e persino gli animali domestici non sono stati dimenticati. Allora, per divertirsi un po' e invece di andare a spendere somme folli nelle serate o nei casinò, Sadio Mané si dedica gioiosamente a giochi di società con gli amici, preferibilmente
possibilmente lo Scrabble o il Monopoli, delle gioie semplici ma che rendono felice l'attaccante del Bayern e che incitano a riflettere un po' su queste star del calcio, le quali vivono delle vite da pascià e che hanno velocemente dimenticato le loro origini modeste. Tu che hai condiviso il quotidiano di Sadio Mané per un'intera giornata, ora sai cosa vuol dire essere un giocatore umile e amato da tutti. Ora dici, cosa ne pensi dell'incredibile percorso di Sadio Mané, un giocatore dal cuore grande e dai piedi d'oro? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!